non è l'intellettuale che c'ha. A parte questo aspetto che non avevamo non avevo considerato fino a questa mattina, diciamo, sulla mia, sui miei futuri impegni, diciamo, e continuo, diciamo, a vivere tranquillamente la politica come l'ho sempre vissuta. E ritengo comunque, da un lato abbiamo un professionista valido, ripeto, molto probabilmente io le concezioni neoliberiste che mi pare di aver colto nelle sue dichiarazioni non le condivido affatto, ma rimane il fatto che nel merito è persona estremamente preparata, con una dichiarazione, come veniva ricordato poco tempo fa, di il migliore bilancio degli ultimi 20 anni, eccetera eccetera. E beh, si può bocciare un assessore che ti dice che tu stai facendo il miglior bilancio degli ultimi 20 anni. A questo punto è anche vero che di quei 20 anni circa, diciamo, 9 erano comunque ascrivibili all'azione amministrativa del sindaco attuale, e quindi anche questa è un'anomalia, perché diciamo l'assessore involontariamente aveva bocciato circa la metà degli anni presi in questione. Più se rimaniamo nel campo vasto, il centro-sinistra ha avuto meno possibilità di governo in questi 20 anni rispetto al centro-destra. Lui è imperterrito, ha stabilito di presentarsi e fa tutto per far capire, malgrado dica di no, che si vuole presentare. Tutto fa. Non è una... Ma dateci bene e vedete se allora, non fa... Ma lasciamoci bene, allora, queste sono considerazioni personali. Su questo posso dire una cosa, ecco, solo su questo, dato che sono state, vediamo, chiamate in ballo alcune candidature, che ribadisco sono legittime, ma io ritengo che la candidatura a sindaco, come a altre situazioni, non implichi una questione di volontà personale, di affermazione. Sì. Ci deve essere un progetto. E chi è stato che ha avuto più riconoscimenti da parte della popolazione di te a Corigliano alle ultime elezioni? Io ringrazio veramente. Altro che ha avuto... Sono stato il più votato. Sei tu, quello in pectore. Ringrazio anche perché ci tengo a sottolineare che dietro di me non c'erano blocchi sociali particolari, c'è stato un voto che ogni cittadino singolarmente preso liberamente ha deciso. Queste due candidature, un vostro giudizio in conclusione di puntata. Queste due candidature. Queste tre, ci mettiamo pure il commentatore. Allora, che è un caro amico. Facciamo due blocchi. Le prime due candidature. Allora, se noi partiamo dal dato che il riferimento degli ultimi anni è stato il dottor Gerace. Siamo d'accordo? Allora, una candidatura di IMA. Ma se è vero quello che asserisce il dottor Broccolo, questa amministrazione non è decollata, non va, non produce, allora io ritengo che di questo non va, di questo non è decollata, di questo non produce, è anche responsabile in parte l'ex assessore regionale, l'ex parlamentare Giovanni Lima. Perché? Perché è stato, parliamo in maniera, quindi, dobbiamo parlare in maniera la gente ci deve comprendere, due e non sono dobbiamo fuori gioco, due sono fuori allora gioco. È responsabile di questo, non va, non è decollata, non produce. Allora io vedo questa candidatura un po' povera quanto poi ad espressione che dovrà avere sul palco in termini progettuali, in tempo di comizio elettorale, eccetera. L'altra, quella del dottor Algieri, persona stimata nel suo settore, un imprenditore di successo, eccetera, è stato quando lui si è presentato insieme a Geraci, quindi deve pagare il fio con lui. Allora questo dico io, se noi partiamo dall'assunto che Geraci è stato ed è il riferimento di quello che non va, purtroppo, allora è chiaro che una candidatura Algieri dovrebbe in premessa poi spiegare il rapporto che c'è stato tra i due, rapporto che poi purtroppo per entrambi non ha funzionato. Non dimentichiamo però che il dottor Algieri è stato anche vice sindaco, o mi sbaglio? E si è dimesso. È stato anche vice sindaco. Combatte stagione. Ecco, vice sindaco della città di Corigliano. Per quanto riguarda il piano, cioè questo mi metterebbe in una condizione di imbarazzo, però per quanto riguarda, come dire,
la figura professionale ed umana, nulla da eccepire nei confronti dell'uno e dell'altro. Vabbè, però adesso siamo di fronte al... Resta un'ipotesi avversente. Beh, io ritengo, senza nascondermi, che tra i tre oggi è quello che potrebbe dire: ma io ho provato, però non mi avete messo alla prova. Bravo, mettetemi alla prova. Chiusa la parentesi dei tre, nulla osta però che ci sia anche una candidatura che può essere quarta, quinta, sesta, e che non dico sia di rottura, perché è una parola brutta, ma che segni una certa discontinuità, beh, la cosa non farebbe male alla città, penso io. Allora, perfetto, questa è una degna conclusione di questa nostra bella chiacchierata. Ovviamente ringrazio... Nell'attesa che intanto, come dire, mettano la prima pietra per l'ospedale nuovo. Vabbè, noi discutiamo, stiamo facendo queste cose, nell'attesa poi... E poi che Oliverio faccia la giunta. E che non avvengano ancora questi maledettissimi, stramaledettissimi trasferimenti di divisioni e di sezioni, eccetera, di cui si parla. Buon rimborso alluvionale a tutti. Arrivederci alla prossima settimana. Arrivederci. Sempre qui su Telelibera Cassano. Grazie a tutti quanti voi per la cortese attenzione.